Di sculture nel mondo ne abbiamo veramente tante, fatte da persone davvero geniali a mio parere. Insomma, creare delle cose quasi dal nulla a volte mi lascia senza parole. Io perfino quando monto un mobile dall'IKEA rischio di dimenticare pezzi. Come l'ultima volta che invece di un tavolino ho fatto una sedia. Ma come diavolo... Scusate. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova emozionante classifica dove faremo un piccolo giro del mondo e scopriremo opere pazzesche fatte da persone altrettanto pazzesche come detto prima. E se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi che ne so, seduraiati partiamo. Numero 1. Questa scultura è stata presentata per la prima volta in Italia, precisamente Piemonte nella provincia di Cuneo, e sembra rappresenti le donne e il loro attaccamento alle borse e alla fatica che spesso fanno per trovare qualcosa. Questo secondo l'autore, ma in realtà rappresenta me ogni volta che la mia ragazza mi chiede di tirarle fuori le chiavi da quella enorme borsa. E io ogni volta finisco per ritrovarmi in un mondo parallelo dove le normali leggi umane non esistono più e dove le chiavi hanno scambiato lo spazio-tempo. Numero 2. A Budapest hanno una passione incredibile per i gelati, o almeno è quello che ho pensato vedendo questa scultura per la prima volta. No, per favore, non pensate male. Ci sarà stato un incredibile valido motivo per ficcare nel sederino della mucca una stecca. Tipo un significato profondo e molto segreto che l'artista ha voluto esprimere che noi semplici esseri umani non possiamo capire. Oppure una mattina si è svegliato o svegliata pensando fosse il momento di fare qualcosa di molto drastico e muccoso? Boh. Numero 3. Ad uno zoo a Taipei hanno deciso che era il momento di far venire fuori gli animali, ma per finta, creando delle sculture di ippopotami che nuotano sul terreno. Davvero un bel modo per accogliere le persone che così potranno montarli e fare altre cose strane che è meglio non dire, credo. Numero 4. A Marsiglia o Singapore o altri posti ancora che non conosco di preciso, è possibile trovare delle sculture di persone con pezzi mancanti. Sono stati creati da Bruno Catalano. Voleva rappresentare dei migranti o dei nomadi che avevano raggiunto un nuovo posto dove vivere, con un passo però incerto e un po' dubbio. Il motivo per cui mancano dei pezzi è perché hanno lasciato una parte di loro nel paese natale o comunque nei paesi prima dove hanno viaggiato. E in effetti è ciò che proviamo anche noi quando viaggiamo e torniamo a casa. Non è ovviamente la stessa cosa di una persona che è costretta ad abbandonare il suo paese natale. Numero 5. Il volto della libertà esiste ed è ancora dentro ogni persona in Africa. Fuori dalla città di Howick, a circa 90 km sud da Murban, è possibile trovare una scultura di Nelson Mandela davvero molto particolare. Il suo volto appare quando la si guarda da una certa angolazione. Una meta quasi obbligatoria quando si va in Sudafrica e vi consiglio assolutamente. Così potrete dire anche voi di aver visto una scultura da più lati. Wow, non ha il minimo senso questa frase, quindi andiamo avanti. Numero 6. La tecnologia e le sculture possono sicuramente essere unite, ognuna può offrire qualcosa all'altra. Come nel caso di questa nella città di Krasnoyarsk in Russia, che rappresenta i programmatori in generale che hanno lavorato per rendere grande la città. Ogni piccolo dettaglio ha il suo significato e l'unica cosa che manca è proprio la persona seduta. Secondo lo scultore era più importante mostrarne il lavoro piuttosto che il volto. In questo modo le persone avrebbero capito meglio la loro grande devozione. Eppure a me nessuno ha mai fatto una scultura per tutte le volte che mi sono seduto davanti al PC a giocare. Numero 7. E come ho detto prima, la tecnologia e l'arte possono fondersi per formare un essere formidabile, come per esempio Metamorphosis di David Cerny, in grado di roteare ogni linea di pezzi di 360 gradi. Il tutto è controllato a distanza dall'artista stesso, attraverso un computer e un monitor. Davvero un'opera unica da vedere al Whitehall Park in North Carolina. Numero 8. Di rubinetti magici piccoli ne abbiamo visti tanti e ce ne sono alcuni in vendita, ma il tutto è iniziato da una scultura che si è diffusa poi in varie parti del mondo, famose fontane a forma di rubinetto che espellono acqua. Per chi fosse interessato a sapere come facciano a fluttuare, beh, sappiate che il getto d'acqua nasconde l'appoggio che lo tiene in piedi. Numero 9. Quando si pensa di star cadendo, sicuramente molti di noi hanno una faccia tipo così. Faccia da ormai è finita, nessuno riuscirà più a salvarmi. E così entra in gioco la scultura nominata Vart Capoen di Tom Fredsen, che forse ha troppe volte visto un volto del genere, chi lo sa.
rappresenta un poliziotto di Bruxelles catturato da un furfante che esce da una fogna. Per ironizzare un po' sui poliziotti di anni fa, che a volte facevano brutte figure, potete vederla a Saint-Gensem... Ok, ve lo scrivo a schermo. Che si trova in Belgio. Numero 10. Rom Mueck è un artista che mi fa leggermente paura, non perché non sia bravo, anzi, proprio il contrario. I modelli di giganti che riesce a costruire sono veramente molto molto realistici e alla Attack on Titan. Cioè, non nel senso che i giganti esistono, ma che li crea dandogli dettagli anche minuscoli e che solo gli occhi più attenti possono notare. Iperrealismo allo stato puro. Per esempio, quelle con raffigurazioni di anziani hanno proprio delle rughe che farebbero invidia a qualunque ottantenne, e per la maggior parte delle volte sono senza vestiti, con i loro gioielli in bella mostra. Chissà che standard utilizza per creare queste parti intime. È possibile trovarle alla Fondazione Cartier di Londra. Numero 11. Lorenzo Quinn è uno scultore davvero molto famoso ed è stato anche un ex attore italiano, ma la sua abilità migliore è quella della scultura, e lo si può vedere nei vari lavori che ha fatto. La più famosa forse è quella intitolata Forza della Natura, dove vuole dimostrare a tutti che per quanto l'essere umano si creda grande e onnipotente, c'è sempre la natura con i suoi disastri, a fare in modo che abbassi la cresta. In poche parole, madre natura ci può prendere e schiacciare come una cacchina per sbaglio sotto la sua scarpa. Numero 12. Oliver Voss ha subito un paio di controversie a causa di una scultura ad Amburgo, che aveva fatto posizionare con l'intenzione di far notare di più la parte acquatica di questa bellissima città. Rappresenta semplicemente una donna che si fa il bagno utilizzando appunto il lago. Non è realistica come i giganti di prima, ma ha fatto scalpore perché il sindaco si era lamentato moltissimo del fatto che stesse rovinando il lago. Per questo e altri motivi non è rimasta a lungo in paese. Circa 10 giorni, e se ve lo stavate chiedendo, beh, i più curiosi hanno sbirciato sotto per vedere se era stata creata, diciamo, per intero, ma niente, hanno avuto una delusione amara. Numero 13. L'artista Jaroslav Rona ha deciso di fare una statua molto ambigua, a mio parere. Situata nel quartiere ebraico di Praga, rappresenta il personaggio di un racconto chiamato Descrizione di una battaglia, e parla di Kafka seduto sul padre, che lo scrittore ha sempre descritto come un uomo enorme. Non sto qua a spiegarvi dettagliatamente cosa vuol dire, sono semplicemente rimasto sorpreso dalla grande, ecco, voragine data dalla mancanza della persona dentro l'abito, che somiglia moltissimo a una cosa che non posso dire. Numero 14. Passiamo ora a una delle mie preferite in assoluto. A Robin Wright sembra piacciano moltissimo le fate, così ha deciso di creare delle statue appunto di fate che girano con il vento, creando degli effetti durante il tramonto davvero unici. Voleva aiutare le persone a dimenticare almeno per un minuto i propri problemi nel mondo reale, trascinandoli in quello fantasy, pieno di esseri simili. Se siete interessati, potete comprare qualche suo modellino sul sito ufficiale, ma diciamo che costano un po' troppo, per noi semplici esseri umani da panino del Mac a un euro, quindi rimarranno anch'esse nella nostra fantasia. Il motivo del prezzo in realtà c'è, solo per farne uno piccolo impiega circa un mese o più a volte. Numero 15. Adesso abbiamo invece una delle sculture fatte in modo più strano, a mio parere. Felix Semper è un artista cubano-americano che ha guadagnato la fama mondiale grazie a una scultura fuori dal comune, fatta con 7000 pezzi di carta, e che rappresenta il famoso Notorious Big. Ovviamente tante altre sue opere sono fatte in questo modo. La parte più bella è il fatto che si possano muovere. Numero 16. Il potere dei libri può superare qualunque ostacolo e dare vita a cose fuori dal comune. Mike Stilkey infatti ha deciso che piuttosto che leggerli vuole utilizzarli per creare le sue sculture. In questo modo, anche se non finisce un libro, a qualcosa sarà servito. E devo dire che il risultato finale non è niente male. Numero 17. Qualcuno ha guardato troppo Il Padrino e ha deciso di creare queste sculture giganti finite nel 2013 chiamate Kelpies, che sarebbero poi gli spiriti dell'acqua. Sì, simile al cavallo in Frozen 2, credo. L'artista in questione si chiama Andy Scott e le sue opere si trovano in Scozia. Numero 18. Questa forse è una delle sculture invece più complesse da fare. Anthony Howie è l'artista che crea certe illusioni, possiamo dire. Sono opere che con il vento creano effetti davvero straordinari e che possono portarvi a fissarle per ore.
Con questo concludiamo questo remake del video originale che avevo fatto molti mesi fa sulle sculture. Se il video vi è piaciuto, supportatemi con un bel like e ovviamente lasciate un commento. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.